Ulivieri deve fare a meno di Franco e Lucarelli squalificati. Emergenza dunque nel reparto d'attacco granata con il giovanissimo nigeriano Moladi in panchina. Torino e Modena con schieramenti speculari 3-4-2-1 per entrambe le squadre. Tra i canarini non c'è Camarà squalificato, sostituito da Fabbrini. Si rivedono anche Scoponi e Mauri. Il primo pericolo è portato dagli emiliani. Mauri in profondità per Fabbrini, che si libera bene ma conclude alto. Primo tempo in pratica senza occasioni, il Modena occupa bene gli spazi, i padroni di casa sembrano intimoriti, Ferrante ha abbandonato il suo destino e si va alla ripresa senza rimpianti. Ulivieri rompe gli indugi, dentro il ventenne argentino Carlos Marinelli, fuori l'inconsistente Magallanes. Il Modena verticalizza con facilità all'ottavo, Milanetto imbecca alla perfezione Vignaroli, Manninger dimostra le sue doti di tempismo nonostante sia soltanto la seconda presenza stagionale. Ma il Torino è più vivo rispetto al primo tempo, Castellini sempre positivo sulla sua corsia, lancia Ferrante, il sinistro trova preparato Ballotta al nono. Ancora Torino all'undicesimo, bel gesto tecnico di Donati al volo, conclusione potente ma centrale, blocca Ballotta. Si rivede il Modena al tredicesimo, Balestri per Fabbrini che smarca Scoponi in area, al centro Milanetto, assist esemplare per il destro vincente del 27enne di Venaria a due passi dal Delle Alpi, Modena in vantaggio. Terza rete stagionale per Omar Milanetto, cresciuto nelle giovanili della Juventus. Pronta la reazione granata al diciannovesimo, Vergassola, Ballotta è piazzato, insistono gli uomini di Ulivieri al ventesimo, gran numero di Marinelli servito da Ferrante, difesa emiliana in affanno, l'assist per l'inserimento di Vergassola, bravo a superare Ballotta in uscita, 1-1. Nelle immagini rallentate l'ottimo lavoro di Marinelli, indubbiamente un giovane interessante, per la rete di Vergassola, quinto gol in Serie A e oggi 100 presenze per l'ex sampdoriano nel massimo campionato, festeggiate nel modo migliore. Girandola di sostituzione alla mezz'ora, nel Modena Ponzo e Moretti per Scoponi e Mauri, De Biasi passa al 4-4-2, nel Torino entra Hakem Omolade, attaccante nigeriano della primavera classe 83, esce Sommese ed è proprio il giovane africano a sfiorare il gol nel finale su lancio di Marinelli, tempestivo nella chiusura Ballotta, finisce 1-1 tra Torino e Modena, un pareggio che serve sicuramente più ai canarini, per i granata sempre 9 punti di distacco dalla zona salvezza ma con una gara in meno da disputare e la linea torna a Fabrizio Maffei.